Vorticosi, anche a Sanremo si mangia. E allora andiamo a sentire le ricette dei protagonisti di questo festival. Il direttore d'orchestra del festival sa cucinare? Ebbene sì, poche cose, pochissime, però qualcosa so fare, sì. Ma ti piace, ti rilassi quando moltissimo. Vai in cucina? Sì, per me cucinare è come fare musica, cioè, gli ingredienti sono tutte le note, le prendo, le mischio, uno come quantità devono essere giuste, è uguale, la stessa cosa. È vero, non ci avevo mai pensato, è un bel paragone. Però odio lavare i piatti, ovviamente. Senti, invece che cosa ci cucineresti allora, in questi giorni del festival? Io cucinerei un bel piatto di pasta ai broccoli, vi dico come si fa. Sì, spiegaci. Una bella padella, sì. Ci metti un po' d'olio, sì. Metti l'aglio, lo fai rosolare un po', sì. Intanto metti sull'acqua, metti il sale, la fai bollire, prendi i broccoli, li tagli, li lavi. Aspetta, che sui broccoli ci dobbiamo capire. Quali sono i broccoli? Quelli, per il broccolo romano, quello verde? Quello verde che si spezza. Ok, come no? Dei fiori, degli alberelli sì, diventano. Esatto. Ok, perfetto, broccolo romano. Broccolo romano, io prendo quello, lo spezzo molto piccolo, piccolissimo, tutto tagliato, lo metto a bollire nell'acqua per 10 minuti, dopodiché metto il sale ovviamente, butto la pasta, quando la pasta è pronta scolo la pasta insieme ai broccoli, metto l'olio che è stato con l'aglio e rosolato, poi ci metto un quintale di parmigiano reggiano. Cosa abbineresti dopo per secondo? Una verdura, un secondo? Non saprei. Cosa mi consigli? Allora, prepariamo per te un'insalatona mista, magari aggiungiamo delle noci che fanno bene, che sono anche buone insieme all'insalata. Sì. Delle fettine di mele, le mai mangiate insieme all'insalata? Buonissime, è vero? Dai, la preparo per te, poi ti dico com'è. Un po' di maionese sopra, la mettiamo. Vabbè, mettiamo due capri, dai, ogni tanto. Due acciughine. Carino, due capperi, due acciughine. No, vedi che stai componendo, via stai componendo. Allora, io adesso torno nella mia cucina e preparo la pasta ai broccoli del maestro, direttore d'orchestra del Festival di Sanremo e poi organizziamo questa insalatona mista. Buon grazie mille. Ciao. Ed eccoci rientrati nella mia cucina. Il primo che ci ha consigliato il direttore d'orchestra è secondo me perfetto, perché riesce a coniugare bene la voglia di mangiarsi un buon piatto di pasta con la sana abitudine di mangiare della verdura. Ma iniziamo subito a preparare i fusilli con i broccoli. Dopo aver lavato e pulito il broccolo, lo mettiamo a cuocere in acqua bollente salata per 10 minuti circa. Un piccolo segreto per evitare che l'odore del broccolo in ebollizione si diffonda in tutta la casa è aggiungere all'acqua di cottura un piccolo pezzo di pane raffermo come questo. Mettiamo ora a bollire la pasta. Il tipo di pasta per il direttore d'orchestra l'ho scelto io, ho preso questi fusilli giganti che mi ricordavano un po' i suoi ricci dei capelli. Adesso prendiamo una padella e mettiamo 4 cucchiai di olio e uno spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare a fuoco medio per pochi istanti. Aggiungiamo ora il broccolo che abbiamo scolato e lo lasciamo insaporire per qualche minuto. Appena pronta la pasta, la scoliamo e la facciamo saltare in padella insieme al broccolo, così che si insaporisca bene. Ed ecco pronta la nostra pasta, basterà aggiungere del parmigiano, o meglio, una quintalata di parmigiano, come ha detto il direttore d'orchestra, così, girare un attimo e siamo pronti per andare in tavola. E adesso prepariamo un'insalata che con l'aggiunta di pochi e semplici ingredienti, ma molto sfiziosi, diventerà sicuramente un secondo piatto particolare. Per prima cosa tagliamo e sbucciamo una mela. Per questa insalata io vi consiglio la mela Smith, quella verde, perché è croccante e anche a sprigna, sta molto bene. Con l'aiuto di una mandolina tagliamo la mela a fettine sottilissime. In una grande ciotola mettiamo ora dell'insalata mista. Aggiungiamo le mele, 2 manciate di noci sgusciate e, come ci ha suggerito il nostro direttore d'orchestra di Sanremo, aggiungerei anche qualche cappero, così, e qualche filetto d'acciuga.
Basterà aggiungere un po' di sale, olio quanto basta, mescolare con cura e servire. Un'insalata ricca di vitamine e minerali, e per far contento il maestro la serviremo accompagnandola con della golosissima maionese. E anche oggi abbiamo speso poco e impiegato poco tempo. Insomma, bastano passione, fantasia e un po' de denaro. Parola di Federica.